Bene, abbiamo ascoltato la senatrice Maiorino, ascoltiamo il senatore Romeo. Sì, grazie Presidente. Con onestà intellettuale sosteniamo e diciamo tranquillamente che se fossimo stati all'opposizione probabilmente avremmo anche noi sfruttato l'inchiesta giornalistica e giudiziaria per cercare di mettere in difficoltà il ministro piuttosto che il governo. Quello che non avremmo fatto è l'errore politico di presentare una mozione di sfiducia individuale, perché comprendiamo che a sinistra ci sia questa gara col PD per far vedere chi è più puro, chi fa veramente più opposizione. Però non è tanto una questione di compattare la maggioranza che è compatta, ma diciamo che con una mossa sola avete rafforzato il ministro, rafforzato paradossalmente anche la Premier Meloni e diviso l'opposizione. Direi un'operazione politica fantastica, direi quasi una mezza disfatta, anche visto il pathos che ci avete messo oggi, no? Forse proprio per far vedere che non ci credete neanche voi. Io capisco che occorra fare il mestiere, cioè sembra proprio che la politica non... Vedete, senatrice, la prego. Tutta la vostra attività. Dobbiamo abituarci ad ascoltare gli altri, come è avvenuto fino a questo momento. Senatore Licchieri, la richiamo all'ordine dopo quello successo prima. Prego, sì. Romeo. Vado avanti, grazie Presidente. Capisco che... Senatore, non capisco cosa... Che dice? Scusi Presidente, ho toccato un nervo scoperto, mi spiace, chiedo scusa a tutta l'Aula, non era mia intenzione. Vado avanti parlando del fatto che chiaramente, dicevo con onestà intellettuale, noi siamo molto portati a sfruttare questa situazione, ragionamenti istintivi dettati dal consenso del momento o dal consenso sulla base dell'esercizio delle proprie funzioni. Se sta rispettando il programma elettorale, se ha perso magari rappresentatività nei confronti dei propri elettori, non sulla base di un'inchiesta giudiziaria che tra l'altro in questo caso riguarda anche attività imprenditoriali e private pregresse rispetto a quando ha preso il ruolo e ha preso l'incarico di ruolo di ministro, no? E che tra l'altro diciamocelo che se non fosse stato ministro probabilmente non sarebbero neanche venute fuori con così tanta enfasi queste cose, perché diciamocelo fino in fondo. Mettere in evidenza, questa è la nostra opinione e che su cui dobbiamo ragionare tutti quanti, mettere in evidenza difficoltà, imbarazzi, situazioni difficili, solo al fine di delegittimare il proprio avversario politico, a nostro giudizio risulta indegno. Noi sosteniamo con forza che vada tra l'altro evitato lo scontro tra i poteri, proprio perché il potere legislativo, il potere esecutivo trovano la loro ragion d'essere solo e soltanto in un perfetto equilibrio con un altro potere, che è il potere affidato alla magistratura, che è quello giudiziario. Però dobbiamo anche sostenere che se ancora oggi non abbiamo ancora imparato la lezione e pensiamo davvero che basti un avviso di garanzia per far dimettere un politico, allora domandiamoci in quest'Aula davvero se la politica possa avere la forza di poter riformare la giustizia, come tanto dice da tutte le parti, perché si sente sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Dovremmo semplicemente, gli interventi di disturbo poi non vengono ascoltati se non sono con microfono, quindi preferisco che lei prosegua liberamente. Grazie, molto gentile Presidente. Dovremmo semplicemente prendere atto che nel nostro Paese, questo lo dice la tanta sbandierata Costituzione che ho visto tante volte tirar fuori, prendere il libricino e dire ecco difendiamo la Costituzione, che nel nostro Paese si è innocenti fino al terzo grado di giudizio e talvolta lo si è anche dopo. La giustizia deve fare il suo corso senza condizionare nella sua fase di inchiesta né l'operato del governo né tantomeno dei suoi singoli ministri, e nessuno di noi in quest'Aula è chiamato a sindacare sull'operato della magistratura,
né tantomeno di utilizzare strumentalmente le inchieste giudiziarie per opporsi al mandato popolare che ha legittimamente consegnato il governo del Paese ad una determinata coalizione politica che si chiama centrodestra. Fatevene una ragione. Per queste motivazioni, ovviamente, noi respingeremo la mozione di sfiducia come gruppo Lega, chiedendo al governo di andare avanti, che comunque i risultati ci sono e si vedono, e questo la gente ne ha percezione. Avanti col governo, avanti signor Ministro, e la Lega vota contro questa mozione di sfiducia. Grazie. Grazie, senatore Romeo.